Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi torno con il video dei prodotti finiti. Mi vedete in questa veste primaverile perché io non vedo l'ora che arrivino le belle giornate, il sole, tutte queste cose. Qua il sole va e viene, ma ne approfitto di questi raggi di luce per appunto girare il video. Volevo dare il benvenuto a tutte le persone nuove che si sono iscritte, che sono tantissime. Io credo vi siete iscritti perché Selvaggia Sostegni vi ha parlato di me in un video. Se non la conoscete, vi lascio il link giù nel video, appunto in cui parla di me. Abbiamo avuto la fortuna di conoscerci, di incontrarci, però lei, cioè, è una donna meravigliosa, una youtuber che apprezzo e ammiro da tanto, e quindi insomma, se non la conoscete andate a conoscerla, ma sicuramente se siete qua, siete capitati grazie a lei. Allora, come potete vedere, i finiti del periodo sono veramente tanti e iniziamo subito. Piccola, piccola, piccola cosina da dirvi: non sono i finiti solo di marzo, ma anche quelli di febbraio perché avevo saltato l'appuntamento. Primo prodotto che vi faccio vedere è il mio amatissimo shampoo antiforfora di Natura Siberica. Come vedete, è certificato ICEA, è reperibile anche da Esselunga. Sono ben 400 ml di prodotto. Rapporto qualità-prezzo ottimo. Prodotto che lava divinamente e per me è fantastico. E lo riacquisterò sicuramente. Altro terminato è questo biobalsamo di La Saponaria, moringa e limone, volumizzante e districante per capelli leggeri e splendenti. Sui miei capelli non districa, su quelli di mia sorella che li ha molto lisci, sì, ed è leggero, quindi lo consiglio a chi ha i capelli grassi, ma non troppo ricci, non troppo nodosi come i miei, che per essere districati hanno bisogno di un prodotto un pochino più corposo. Poi ho terminato un mio must, lui. Ho terminato questo shampoo di Thea Natura. Vabbè, il tappo l'avevo rotto ormai, lo saprete. Alga Soul, che è fantastico. È a base di Gasol, quindi è un'argilla saponifera che è molto molto delicata sul cuoio capelluto, può essere utilizzato anche sul corpo, infatti lo consiglio soprattutto a chi magari va in palestra e non vuole portarsi 1000 prodotti. È delicatissimo, lava bene, fa anche schiuma. Io a un prezzo molto basso ve lo consiglio. Come sempre poi i prezzi ve li lascio giù nell'info box. Altro terminato, questo bagno schiuma di Omia all'olio di jojoba. Ha un profumo che a me piace tantissimo, molto delicato, fresco ma non troppo. E sono ben 400 ml di prodotto, ne basta poco, fa un sacco di schiuma, dura una vita ed è molto molto delicato, quindi mi piace tanto. Sempre di Omia ho terminato questo detergente, sapone non sapone, io lo utilizzo sia per le mani che per il viso, mi piace perché è delicato, quello all'aloe è il mio preferito, ha un profumo abbastanza gradevole, fresco, fa schiuma e ve lo consiglio se cercate un prodotto così da tenere magari anche in cucina per quando lavate le mani dopo che cucinate, ecco. Qua sta cadendo tutto come mia sorella. Altro terminato, questo mascara di Essence Get Big Lashes Volume Boost. È un mascara carino, tra l'altro io ho dei problemi col tappo che si è svitato, così vabbè, adesso vi faccio vedere lo scovolino. Non è male come prodotto, è buono, cioè è un buon mascara, è un buon mascara volumizzante. Però, cioè, costa poco, ci sta se lo trovate. Io l'avevo preso perché l'avevo trovato in sconto, credo. Niente da dire, insomma, un buon prodotto. L'inci però è pessima. Poi, per chi ci bada. Poi, acqua micellare e frutti rossi di Bioficina Toscana. Allora, il profumo è buono. Sa proprio di frutti rossi. Io avevo acquistato il set dell'acqua micellare e della spugna, di cose della natura. La spugna è assolutamente promossa, è un prodotto di cui io non posso più fare a meno. L'acqua micellare non mi sta convincendo tantissimo, cioè non mi ha convinta tantissimo. È anche vero che questi sono 100 ml e quindi l'ho usata poco perché ne serve tanta per struccare. Rispetto all'Alchemilla, che è la mia preferita, ne basta poco e strucca tutto. È molto delicata e non so, non la riacquisterò, penso, non credo proprio. So che è molto amata, ma a me non. Non ha fatto impazzire, quindi non sono convinta. Sempre di Omia ho terminato questo detergente intimo pH 3,5.
Questo è idratante, addolcente, lenitivo e rinfrescante ed è consigliato per le donne in età fertile. Mi è piaciuto, contiene oltre all'aloe anche la calendula e l'acido lattico. Non è assolutamente male, però preferisco alternarlo perché noto che dopo un po' che lo utilizzo sempre, 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 tende a, non dico irritarmi, però sembra quasi aggressivo, quindi lo alterno a un detergente un pochino più delicato. È ottimo quando si è al ciclo, questo sì. Poi ho terminato anche qua perché l'ho finita. Quest'acqua costituzionale attiva della saponaria alla melagrana, antiossidante, effetto anti-age, ha un profumo fantastico di melagrana che io amo. Contiene, come tutte queste acque costituzionali, l'acqua costituzionale, che come vi ho già spiegato più volte, è un'acqua che viene estratta dalla cellula direttamente e contiene anche acido ialuronico e vite rossa. È stato un alleato perfetto per l'inverno, un profumo fresco che mi piace tanto, è molto di più di un tonico. Va a trattare la pelle col suo acido ialuronico, con la vite rossa, quindi il suo prezzo, diciamo, non proprio basso perché costa sui 13 euro. Per me, insomma, cioè, rapporto qualità-prezzo ottimo e penso proprio che prima o poi, quando smaltirò tutto il resto, la riacquisterò. Ennesimo terminato di questo tipo, questa crema mani di Maternatura, ne ho terminate tre nel giro di qualche mese. In particolare questa è alla peonia e mirtillo, ha un profumo fantastico, sa anche di incenso quasi un po' etnico come odore, è molto leggera perché non unge le mani, si assorbe subito e le lascia belle morbide ed idratate come piace a me, super super promossa. Poi, finalmente ho terminato lui, il Revitalizing Lip Balm di Puro Bio, è ancora la prima versione, quindi non sono quelli, come si dice, riformulati, duro, duro, duro. Tremendo, c'era scritto che l'effetto era opaco e non lucido ed è vero, però è un lip balm duro, difficile da stendere, non mi ha convinto, ho fatto fatica a terminarlo. Poi, mamma mia, quante cose che ho terminato questo mese. Ho terminato lei, la indissolubile di Puro Bio, cipria opacizzante, come vedete è proprio finita. Mi è piaciuta, è opacizzante, però non è esattamente il mio colore di pelle. Adesso è leggermente più aranciata, quindi preferisco utilizzare come cipria una cipria trasparente, però è un buon prodotto, tiene benissimo, bada la lucidità del viso, va a settare bene il fondotinta, un buon prodotto, non secca, è molto proprio effetto seta, proprio un buon prodotto. Ho terminato questa mega confezione di maschera per capelli della Ecos. Sono ben 500, se non sbaglio, millilitri, sì. È ottima. Ha un profumo molto gradevole, molto molto gradevole, sì. E io ne utilizzavo veramente poca, districa, districa bene. E la cosa che mi è piaciuta di più è che questa maschera contiene semi di moringa idrolizzati che hanno una buonissima capacità volumizzante e ricostituente. Qua c'è proprio scritto che questa maschera è un supporto naturale per la protezione e la cura dei capelli, soprattutto quando sono danneggiati o fortemente stressati dagli agenti atmosferici e dall'utilizzo di foni e tinture. La sua azione riparatrice si deve alla presenza di proteine che appunto perché sono così piccoline vengono assorbite facilmente dai capelli. A me è piaciuta, ve la consiglio anche in vista dell'estate, dato che è anche protettiva. Quindi io penso, no ragazzi, devo smaltire almeno le 5, 6, 7 maschere che ho, però poi la riacquisterò. Ho terminato uccidendolo proprio completamente questo dermogel di Omia, allora io lo utilizzo per lo styling dei capelli o quando ho il corpo e il viso in condizioni un pochino disagiate, cioè quando ho pruriti, cose così, ed è ottimo. Ho terminato un altro burro cacao, questo qua della Sien, vi faccio vedere che è terminato davvero, non ne esce più. Questo qua della Sien Nature alla calendula, non mi è piaciuto, non lo trovo così idratante, l'odore non mi piaceva. No.
Ho finito ben due burro cacao che non mi piacevano. Fatemi un applauso. No, scherzo. Ho terminato questo siero di La Saponaria Anti-Pollution. Ha un profumo buonissimo di menta, è super rinfrescante, mi manca già in vista dell'estate. Sarebbe stato perfetto, però vabbè, insomma, non lo riacquisterò perché ho tante cose. È un buonissimo prodotto. Ha un prezzo elevato, ma vale quello che costa. Ne basta poco e io sento la pelle più compatta, più fresca, più rilassata. L'effetto anti-pollution l'ho avverto perché mi toglie un po' di grigiore. Quindi, insomma, è un prodotto che mi è piaciuto. Ho poi terminato questa maschera di Domus Olea. Maschera pretrattante intensiva per squilibri del cuoio capelluto. Ve ne ho parlato nel video dei prodotti che top e flop dei capelli. Magari ve lo lascio qui da qualche parte, adesso che ho imparato come si fa. E è un buonissimo prodotto, sono 25 ml. Io con una bustina riesco a fare due applicazioni, per me un mai più senza. Ho poi terminato delle maschere viso, strano perché io non ve le faccio mai vedere anche se le utilizzo. Ho terminato questa qua di Nature, maschera viso lenitiva all'ibisco per pelli sensibili. La vendono da altro mercato questa marca, ma lo tengono anche alcuni e-commerce tipo il Giardino di Arianna, non mi è piaciuta. È per pelli sensibili ma brucia. E guardando l'inci ci sono rimasta male perché avrei potuto evitare di comprarla, dato che abbiamo acqua, olio di sesamo e poi alcol denaturato. Non è alcol cetilalidico come mi è stato detto in direct su Instagram quando ho fatto notare questa cosa. So che quello è un emulsionante, questo è proprio alcol denaturato. E l'alcol denaturato, anche se lo utilizzi come solvente, come vuoi, in una formulazione per la pelle sensibile, io non credo che sia indicato perché mi bruciava, quindi per me è no. Poi ho terminato questa maschera di Le Dryadi, che non sono, cioè non è un marchio biocertificato, ma ha buon inci, ed è maschera dissetante viso con succo di aloe vera, estratto di Gingo Bilboa. Ed è veramente, veramente dissetante. Nei giorni in cui ha fatto più freddo, la mia pelle era proprio spenta, grigia, secca. Ho fatto questa maschera, la mia pelle se l'è bevuta ed era compatta, omogenea, bella. Ho poi terminato questa maschera qua, maschera lifting istantaneo di Zoe. Lascialo, ovale rilassato, rugosità accentuata, segni di fatica. È ottimo. È un prodotto che costa, perché 12 ml costano quasi 10 euro. Io ci ho fatto due applicazioni, è ovviamente un inci su cui non si ha nulla da dire, perché il 99% degli ingredienti sono naturali. E contiene picnogenolo, che è antiossidante, peptide biotecnologico che è Botox-like, polpa di baobab che è levigante, argilla rossa dell'Amazzonia che è liftante e bacche di acai che sono illuminanti. Allora, io l'ho utilizzata due volte e io non ho grandi rughe, cioè ho una pelle giovane. Se voi vedete, allora, ho dei brufoli ma non importa. Ho delle rughe d'espressione molto evidenti, soprattutto quando sorrido. Adesso non riesco a farvele vedere, comunque le ho. Per quanto riguarda il resto, però, quando l'ho utilizzata, ho avuto proprio la sensazione di pelle levigata, tonificata, illuminata. Ha suonato il corriere, arrivo subito. Dicevo, mi lascia la pelle fantastica, la sento proprio rimpolpata, levigata. È un prodotto che, cioè di cui noto l'effetto, quindi io l'ho fatto prima di un evento, di una festa, così, e per occasioni speciali. L'ho provata anche sulla mia mamma, e anche sulla mia mamma fa questo effetto, lei ovviamente ha qualche rughetta in più di me, quindi io mi sento di consigliarla anche alle persone un pochino più grandi di me, che magari vogliono l'effetto lifting istantaneo, anche solo per una serata, anche solo per un evento. Ve la consiglio davvero. Ho terminato. Vi ho detto tutti i prodotti che ho finito questo mese, sono tanti, sono molto contenta del mio impegno perché io ho un problema con i prodotti, ho paura di finirli, quindi spesso li accantono. Sono un po' fissata, però mi affeziono alle cose, vabbè. E nulla.
Adesso se riesco giro un altro video, quello dei prodotti di styling per i capelli. Se non ci vediamo più, ma dubito, vi auguro buona Pasqua. Cercate di passarla con le persone a cui volete bene. Io vi mando un bacio, grazie per avermi guardato fino a qua e alla prossima. Ciao!